Puoi stare qui quanto vuoi. Noi siamo solo degli ospiti. Venuti a conoscerti. Oh, raga! Cos'è? La credenza! Ok, stai indietro, attenzione. No, vabbè, raga. Va bene, va benissimo. Noi non vogliamo disturbarti, non siamo dei ladri. Sappiamo che questa casa era... Ho sentito ancora. Sì, era una casa vacanza. Sappiamo che era una casa vacanza. Raga, scusate, ma cos'è? È un campanello? Yeah. Quello lì sopra? No, è tipo il coperchio di una... come si dice? Dove tengono il tè, lo zucchero. Raga, comunque è stato incredibile. Cioè, il rumore qui... No, ma ragazzi, io ho il cuore che batte a mille... Non so voi, ma credetemi che... Veramente... Io potrei farmi addosso queste cose. Sei lo spirito... di una delle persone che ha vissuto qui? Sara è in mano uno strumento. Lo Spectra. Che ha delle lucine, verdi, rosse, gialle. Si accendono. E puoi utilizzarlo per interagire con noi. Noi siamo venuti solo per capire se esiste qualcosa dopo la morte. Se magari siamo in una dimensione parallela e magari possiamo stabilire un contatto, possiamo parlare. Fateci capire in qualche modo. Potete interagire come volete, potete sbattere porte. Certo che, raga, però si è avvicinato tanto, eh? Sì. Si è avvicinato tanto perché, cioè, guarda ancora i brividi. Cioè, vuol dire che questo se ne sbatte, eh? Cioè, se è così, se ne sbatte. Cioè, è passato in mezzo e ha fatto un rumore lì e poi ha buttato giù lo Spectra sul... Ma anche prima è stato in mezzo a Stefano. C'è stata una voce proprio dietro Stefano e poi abbiamo sentito quello muovere di porta. Cioè, sembra quasi che lui proprio non gli interessi. Cioè, lui viene qua... Lo zoom ora? Sì, lo zoom. Ok, ok. Allora, raga, prendiamo lo zoom adesso perché così almeno Sara può vedere se riesce a captare degli EVP. È molto fondamentale questa cosa, specialmente quando c'è dell'attività. Hai tu la torcia? Ti serve torcia? No, ce l'ho. Ok. Oh, ragazzi, mi sto cagando addosso. Ho paura adesso. Ecco. Si è spenta la telecamera, raga. Veramente? Giuro. Si è spento il rec. Ma dai. Fatti il rec, guarda come ce l'avevo, non potevo toccare il spegnimento. Uno strumento. Uno strumento che ci permette di far sentire la tua voce. Mi
è successo qualcosa alla GoPro. Cos'è successo? Ha dato spegnimento. Tipo, ha dato tipo una scritta. Ha dato una scritta strana e si è spenta. L'ha buttata giù? No, aspetta. Aspetta, No, è al 28%, raga, ragazzi. A me ha spento la telecamera. A me ha spento la telecamera e a Stefano ha spento la GoPro. Teniamo d'occhio le... L'ho rimessa in rec adesso. Ok, sono 2:20. Cos'è stato? Di qua, eh? Sì. C'è la panca. Raga, io comunque non vorrei dire, ma continuo ad avere i brividi in questa stanza. Sì, sì. Che è stato? Hai sentito ancora? Toc! Sì, sì. Chiarissimo. Ti va di dirmi... il tuo nome? Impegnati un pochino. Ancora si è spenta. No, vabbè, dai, raga. Non sto capendo. Non ci credo, cioè, dai, è impossibile. Cioè, scusa, cosa vuoi che succeda? È al 28%. Appunto. Si è spenta ancora. Ok. Ti dà fastidio che stiamo riprendendo in casa tua? Cos'era? Cos'era? È ancora uno spegnimento della telecamera. Raga, mi sa che si è spenta quella. Non ci credo. Era uno spegnimento. Era uno spegnimento. Scusate. Si è spenta, raga. Si è spenta. Guarda. Guarda. Si è spenta. Sì, si è spenta. Si è spenta la GoPro. Figurati tutte le altre, allora. Esatto, esatto. Allora, due sono le cose. No, no, no. Scusa, ma davvero, non riesco a capire. Aspetta, aspetta. Ragiona un attimo. Due possono essere i motivi. Uno, che vuole spegnere di proposito perché magari non vuole essere ripreso. Sì. Oppure, sta prendendo così tanta energia per farci vedere chi si accolla. E se così fosse, inizierei a preoccuparmi. Ascolta, io farei una cosa. Visto che qua comunque la situazione si è, tra virgolette, porca miseria! Ancora. Si so... No, continua a spegnertela. Zero. Non si accende più. Non va. Ora si è accesa. Ah sì, adesso guarda, è partita. Cioè, però questa, raga, è un'anomalia, eh. Sono al 22%. Cioè, fammi vedere un secondo, perché non vorrei che magari... Allora... 22%, ok, si vede ed è netto, e abbiamo ancora 38, abbiamo ancora la SD libera, quindi non è neanche una questione di SD, vai in rec. Sei in rec, cioè, vedi? Sei stata tu? Sì. Ok. Cioè, se fosse scarica la batteria, no, ti si sarebbe già spenta adesso, no? Sarebbe già andato in spegnimento. Delle volte ha continuato a registrare anche a 0%. Bellissimo. Vuoi che mi siedo sulla tua poltrona? Mi siedo sulla tua poltrona. Oh, è comoda. Ti dà fastidio? Sai, noi vorremmo parlare con te dopo con un altro strumento. Sta fischiando l'orecchio di brutto, il sinistro. E mi sta venendo una nausea pazzesca in questo momento. Non devi prendere la mia energia. Porca troia! Mi è scattato qualcosa sotto... sotto al sedere, raga.
io lascio poi lo spettro ancora. Non fai questi scatti perché mi fai cagare addosso. Allora, io farei una cosa. Io andrei di là e andrei a guardare i filmati. Sì. Vediamo se sta succedendo qualcosa nella sì, casa. Sì, facciamo una piccola pausa perché sì, sono provata. Carichiamo le batterie. Di qua purtroppo non avremo più il... No, la telecamera fissa. Esatto. Andiamo. Queste. Basta che prendo questi. Porca troia! Che c'è? Croc! Dietro di me! A me sembrava una porta, eh! Porca troia! Ho visto un'ombra, raga! È vero! Ho visto un'ombra sulle scale! No, via. Mamma, raga, che colpo! No, via, entriamo qua. Raga, che colpo! Mamma mia! C'era qualcuno sulle scale? Questi brividissimi, raga! C'era qualcuno sulle scale, raga! Noi abbiamo qua adesso le nostre telecamere. Vi faccio vedere. Eccole qui. E vorrei capire se succede qualcosa. Esatto. Esatto. Si è spento tutto. Si è attaccato qualcosa alle mani. Sì, qua si era spento tutto. Si era spento tutto e stasera, cioè si sta scaricando tutto. Stefano anche sta cambiando tutto perché era tutto andato, anche lo so. Tu ci sei, Ste? Aspettiamo che torni a allora. Stefano. Sì, è assurdo come ci hanno scaricato tutto oggi, cioè... Tu cosa dici? Facciamo già il Raven? Ma io aspetterei un pochettino, proverei magari andare su, vedrei... Vedrei se c'è un po' di attività su. Sicuramente quello che abbiamo registrato fino ad ora, cioè è veramente tanta roba, eh? Cioè tanta roba. Adesso vorrei capire se da qua si vede qualcosa. Beh, comunque le inquadrature le abbiamo messe nel modo, secondo me, più giusto possibile. Per ora sembra tutto nella norma. Cioè, voi che cosa dite? Cioè, secondo voi di che cosa potrebbe trattarsi? Allora, secondo me possiamo trovarci di fronte a qualcuno che ha abitato qui, okay, barra lo spirito della casa. Sì, perché lo vedo proprio molto... Cioè, una sensazione proprio... Ma comunque è più alto con le telecamere, più si prende più di vedere qualcuno che spunta fuori. Sì. No. Hai visto qualcosa? Mi è sembrato si muovesse qualcosa tipo la tovaglia. Ah, vero. E questa qua è la stanza di là dove c'è il camino, eh? Io lo so, sto malissimo. Sto veramente male. Non avevo queste sensazioni oggi, cioè Sì, ma te l'ho detto, eh. Ma te l'ho detto, prima quando venivano i brividi, poi succedeva qualcosa. Ascolta, proviamo ad andare su a fare un giro a vedere. Va bene. Facciamo così, dai. Andiamo su a vedere.
Oggi penso che lo ripeterò. Hai sentito anche tu? Cosa? Sì.